vediamo molte carte inedite di Carmelo Zotti, che è uno dei più importanti artisti italiani del secondo Novecento. È molto importante perché sono opere che non sono mai uscite dallo studio, salvo alcune, voglio dire, la stragrande maggioranza è inedita. Quindi questo ci permette di vedere una mostra che porta un grande contributo alla conoscenza di questo autore. Carmelo poteva incutere anche un certo timore visto la sua presenza, e dopo era un uomo dolcissimo, era molto ironico, a volte molto serio, ma nella maggior parte delle situazioni era molto gioviale. E poi era uno che disegnava sempre, anche nelle osterie, sulle tovaglie, qualsiasi gli portavano un blocco di disegno, era sempre disponibile, diciamo. Qui siamo di fronte a due quadri delle origini di Carmelo Zotti. Ecco, questo per esempio è un quadro fatto sui 20 anni e si può vedere come avesse già una grande capacità di segno e di disegno, perché il volto, insomma, è un volto reso con grande potenza. Si tratta di un ragazzo di 20 anni che però vive a Venezia, ha una grande vocazione e naturalmente vivendo a Venezia è in contatto con artisti importanti, che sono Guidi, che sono Pizzinato, Vedova, eccetera, e naturalmente ci sono le biennali, quindi questo spiega molte cose, diciamo, della sua formazione. Siamo infatti di fronte a quadri di formazione, come questo quadro, questa figura e uccello, no? Che è ancora un quadro figurativo, come si vede, però è un quadro che già assorbe determinate tecniche informali. Il segno molto forte, il gesto non calcolato ma vibrante e iniziale. Siamo in una fase appunto di formazione. Questa fase di formazione già ci dice che si tratta di un artista molto dotato, che poi nel corso degli anni 70, prima negli anni 60 incontrando un po' il surrealismo, poi negli anni 70 troverà la sua scansione, chiamiamola così, definitiva. Vale la pena ricordare che proprio nel 75, qui in questa stessa galleria, fu fatta una sua mostra antologica che appunto testimoniava questo grado di maturità. Il tema fondamentale della sua arte sarà sempre questa riflessione sullo stare tra gli uomini, sui rapporti tra gli uomini, che viene continuamente tematizzato nel tema della coppia, nel tema del trio e poi nel tema della sfinge e nel tema dell'angelo. E tutta la pittura di Zotti, almeno a partire dalla sua maturità all'inizio degli anni 70, può anche essere definita come un teatro dei sentimenti, nel senso che sono opere nelle quali si vedono delle figure umane che sono in rapporto tra di loro. E questo rapporto è abitualmente un rapporto non facile, è un rapporto spesso di tensione. Mi sono fermato davanti a questo quadro che è proprio intitolato Tensione, dove si vede questa coppia che si separa in qualche misura, cioè che decide di interrompere un rapporto. Perché questo tema torna continuamente in Zotti? Perché Zotti ha chiara l'idea che il problema fondamentale della specie umana, proprio, dico io, è il problema di come rapportarsi con l'altro. Questo problema è quello che genera anche le guerre alla fine. È quello che genera tutti i dolori, si potrebbe dire, del mondo. Perché? Perché difficilmente riusciamo, noi, diciamo come uomini, quindi come appartenenti a questa specie, a rapportarsi in maniera positiva con chi vive assieme a noi. Figuriamoci come questo problema diventa poi ancora più grande quando coloro con i quali dobbiamo rapportarci sono uomini diversi da noi per cultura, per religione, per razza, eccetera. Quindi il tema di Zotti non è un tema intimistico, non è un tema che riguarda soltanto la vita di coppia così intesa come fatto quotidiano. Attraverso questo tema si riflette sull'umanità. Ecco, questo è un quadro in cui noi troviamo la figura della Sfinge. È normale, io penso, chiederci perché di fronte a queste opere di Zotti tornino delle figure mitologiche, la Sfinge, la piramide, l'occhio che guarda la piramide, il tempio, la figura umana con la proboscide, quindi l'elefante, eccetera. Ecco, questi sono simboli antichissimi, no? Attraverso i quali nel mito si cercava di pensare con una certa chiarezza attorno appunto al solito tema. Chi è la Sfinge nella tradizione? È colei che pone domande, e pone domande
mortali, perché se non si sa rispondere, chi non sa rispondere muore. Quindi mettere la Sfinge nei quadri significa, io credo, per Zotti, rendere presente quello che nei rapporti tra gli uomini, diciamo, quindi nel rapporto di coppia, è il non detto. Il non detto inteso sia come ciò che non si dice perché non lo si vuole dire, e questo è continuamente presente nei rapporti di coppia, chiunque insomma abbia un po' di esperienza umana lo sa, ma il non detto è anche l'inconscio, è anche ciò che tu hai dentro senza sapere di averlo, che molto spesso costituisce il problema principale del tuo rapporto con gli altri. È ovvio, secondo me, che Zotti usi, ecco, nel raccontare queste cose, questo stile che è espressionista nei gesti, espressionista nella forza del colore, nella forza del segno, ma simbolista perché ci richiama proprio maestri della storia del simbolismo. De Chirico, voglio dire, ti viene in mente, Savinio ti viene in mente, Becklin ti viene in mente. Consapevolmente Zotti si inserisce in questa tradizione che evidentemente, secondo lui, dice meglio, parla meglio dei temi che affronta. Questo è un quadro che è intitolato Coppia e Angelo. Perché l'angelo invece che la Sfinge, diciamo così, no? Ci si può chiedere cosa significa l'angelo nella nostra tradizione. L'angelo è colui che annuncia, anche nel Vangelo l'angelo è colui che annuncia, che porta una nuova notizia, quindi porta un'apertura alla possibilità. Quindi io almeno interpreto la presenza di questa figura come un momento di apertura alla possibilità della costruzione del rapporto, no? Coppia e angelo. Cioè non è che in Zotti lo sguardo sia solo negativo o solo pessimistico, anche se è uno sguardo sempre molto molto problematico, no? Perché abbiamo visto che per lui la coppia è il simbolo proprio della difficoltà, non è il simbolo dell'incontro. Però l'angelo, a mio giudizio, è proprio l'affermazione della possibilità, cioè l'affermazione che il tentativo di costruire il rapporto tra gli uomini può avere un esito positivo, dipende molto dalla buona volontà degli uomini. Ma naturalmente, parlando di pittura, se tutto questo fosse raccontato con una capacità mediocre, con uno stile mediocre, con poca forza pittorica, quindi con poca sapienza cromatica e con poca sapienza di gesto, tutto questo si limiterebbe a essere un contenuto nobile, se vogliamo, interessante, ma un puro contenuto. È che Zotti ha la forza pittorica proprio di tenere in piedi queste scenografie con una forte capacità di coinvolgimento, perché sa disegnare e perché conosce il colore, insomma.